qua Pellegrini dai 20 metri sulla sinistra, l'apertura perfetta per Spinazzola, lato corto dell'area di rigore, ancora all'indietro El Shaarawy, Roma che deve attaccare, la difesa schierata, Cristante lascia scorrere il pallone, Karsdorp mette un cross sul secondo palo, non si fida Baez, tocca di testa, manda in fallo laterale, sempre Roma all'attacco con Matic e Zalewski che aspettano il loro momento per entrare. Dybala numero, poi Pellegrini va in dribbling all'altezza del limite dell'area di rigore, Pellegrini ancora, conclusione, calcio d'angolo, ci prova la Roma. La Roma ha aumentato la pressione, ha aumentato il ritmo, la ricerca del gol che può valere i tre punti, il gol della vittoria. Calcio d'angolo numero 4, possono attendere le sostituzioni, stanno per entrare appunto Zalewski e Matic. Calcio d'angolo per la Roma. Può attendere per un attimo anche lo spot pubblicitario, 20esimo, 0-0 Pellegrini sul secondo palo, Smalling, rete! Ha segnato la Roma, liberissimo Smalling sul secondo palo, indisturbato, tocca di testa in diagonale, Radu non può fare niente, è il vantaggio della Roma in una partita difficile, in una partita sofferta. Smalling, settimo gol in Serie A per il giocatore inglese, abbraccio collettivo vicino alla panchina. Roma 1, Cremonese 0. Wijnaldum, la maglia numero 25, la dedica per il centrocampista olandese. Roma 1, Cremonese 0, è il 21esimo spot pubblicitario. 4 minuti di recupero, El Shaarawy prova a fare pressing, la Cremonese si è fatta ammirare anche in questo pomeriggio all'Olimpico, la squadra di Alvini. Sì, tra l'altro la squadra si è fatta senza male con l'intervento precedente, Zoppi che è un po' il giocatore argentino. Alvini invita i suoi giocatori, ormai ha raggiunto la metà campo, Alvini invita i suoi giocatori a pressare alto, a guadagnare campo. Roma che cerca di guadagnare secondi, ultimo minuto di questa partita intensa, anche vivace. No, le occasioni ci sono state, la traversa della Cremonese, poi la traversa anche della Roma, quella di El Shaarawy, le occasioni nel secondo tempo e poi l'equilibrio è stato rotto, infranto dal gol d'attaccante di Chris Smalling. La Roma prova ancora a tenere il pallone lì in attacco davanti con Lorenzo Pellegrini, partita intelligente, di esperienza del capitano della Roma con il numero 7. Roma che fa guadagnare anche un calcio di punizione sempre con Zalewski, prezioso anche lui, è entrato in campo al posto di Spinazzola, guadagna altri secondi. La striscione del traguardo che si avvicina per la squadra di Mourinho, così come la seconda vittoria consecutiva, altri 3 punti, si fa sentire lo stadio. Si porterebbe in testa la classifica con Napoli e Inter, 2 vittorie come la squadra di Spalletti e quella di Inzaghi. Doppio 1-0, la vittoria di Salerno col gol di Cristante, questa volta oggi all'Olimpico, nel debutto qui allo stadio romano. Col gol di Smalling, quindi un gol di un difensore, un gol di un centrocampista, stanno proiettando la Roma al primo posto in classifica, aspettando, a pari merito con Napoli e Inter, aspettando la Juventus stasera. Aspettando la Juventus stasera, sì. Calcio di punizione che ancora deve essere battuto dalla Roma, sono gli ultimi secondi, qualcosa andrà ancora, deve essere ancora recuperato come tempi in questo recupero in cui non si è giocato moltissimo. È finita. E vince la Roma, il boato dell'Olimpico, vince una partita piuttosto sofferta.